J-E-Y-E-D to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up. 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 Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene, breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it louder, come on, don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. L'affascinante magico mondo del circo. Ma spente le luci, tolti lustrini e paillette, si torna alla normalità. Andiamo a vedere come i nostri artisti si preparano per gli spettacoli, come trascorrono le loro giornate e soprattutto come vivono la loro quotidianità. Sentado aburrido me sentia, gustita in la bocca mi seguia, batida di coco, essa es la mia, cambia la onda di ste dia. Pedi-lhe batuque a la negra Maria, ritmo que trae la alegria, que trae la alegria. Lui è Robinho, ha appena terminato il numero, è un acrobata. Sì, 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 un acrobata. Senti, ma ti è nata come passione questo fatto di fare l'acrobata? Sì, è una passione per me. Sono nato a città, ma io ho fatto circo in scuola. Per me è la mia vita, il circo. Da quant'è che lavori al circo? Da 6 anni. Poco tempo. Da dove vieni? Da Brasile. E sei qua con la tua famiglia o sei da solo? No, sono da solo, ma la famiglia che lavoro per me è una famiglia. Io lavoro da 3 anni già con loro, con tutti, e per me è una famiglia. Grazie. Lui è Fiorino, uno dei pagliacci del Circo Orfei. Fiorino, praticamente tu sei nato al circo. Io sono nato al circo, è la quarta generazione della mia famiglia che vive al circo, si tramanda generazione a generazione quest'arte. Quindi per te è una cosa naturale? Per me sì, è naturale, è una passione, amo ciò che faccio, amo divertire e amo il pubblico, gli applausi, amo il circo. Essendo circense amo questa vita più di ogni cosa. Ecco, questa è una vita un pochino particolare, perché non avete una fissa dimora, girate in tante città. Quali sono i pro e i contro? I pro e i contro ci sono su ogni cosa. Sì. I pro sono che arrivi in posti nuovi, vite nuove, culture diverse, perché noi giriamo anche all'estero. Conoscere gente nuova, amicizie, questi sono i pro. I contro possiamo dire che quando il circo si sposta da un paese all'altro non si ha subito le prime cose come l'acqua, la luce, magari piove, c'è vento, questo diciamo è il contro, però uno si adatta, essendo nato nel circo tutto passa. È lui, la vera stella del circo. È lui. Ma ti dà di coco, essa è la mia, cambia la onda di ste dia. Pedi-lhe batuque alla negra Maria, ritmo che trae l'allegria. Che trae l'allegria. Por eso yo solo. Cantare e bailar, buscar una vita.
Questo è il villaggio circense, ci sono gli stendini con i panni stesi, queste favolose case viaggianti, i giocattoli dei bimbi, le antenne, praticamente tutto ciò che occorre per una vita normale, che poi tanto normale non è. Bene, siamo all'interno di uno dei caravan del circo e stiamo aspettando la padrona di casa che è appena arrivata. Grazie per averci ospitato in questa meravigliosa casa viaggiante. Niente, grazie a voi, almeno vedete come viviamo noi. È una curiosità che molte persone vogliono vedere, come noi viviamo, come il nostro mondo al di fuori dello spettacolo. Certo, spente le luci poi si torna alla vita normale, ovviamente. Tu Sabrina sei sposata, hai figli? Ne ho tre. Sì, sì. È una curiosità che comunque si chiedono in tanti: come fanno i bambini a seguire le lezioni, a fare la loro vita normale scolastica? Loro vanno, frequentano in ogni posto dove andiamo, troviamo un istituto il più vicino possibile al circo e vengono i dirigenti scolastici, sono obbligati a prenderli e noi naturalmente obbligati a portarli. La scuola dell'obbligo è la prima cosa, poi arriva tutto il resto. Frequentano in ogni posto dove andiamo, le maestre subito si rendono conto a che punto è il bambino. Naturalmente seguono un percorso interno loro qui al circo. Io ho la fortuna di avere una ragazza greca, una fotografa, che si è innamorata del fotografo nostro e quindi ha lasciato il suo mondo di studentessa e laureata in lingue italiane. È una bravissima ragazza che lei me le segue ad Angela e Michael, che fanno seconda media e prima media. E a proposito di Michael, tu sei la mamma di quel piccolo fenomeno che abbiamo visto nei trapezzi, ma come gli è nata questa passione? Lui è un po' spericolato di suo, eh? E avevamo un paio di anni fa avevamo una famiglia degli artisti da noi che facevano questi numeri, questo numero aereo, e gli ha detto: papà, io quello voglio fare. Ma noi pensavamo: ma sì, la voglia di un bambino di 8 anni, aveva 8 anni, e invece è l'unico bimbo che fa il triplo salto mortale. Sì, sì. Ma soprattutto lui è partito subito, esercizi semplici subito, la tecnica del volare, perché non è una cosa semplicissima, e poi c'è una costanza, ripete le cose e capisce dove sbaglia, dove gli spiega il maestro, si corregge. E il triplo salto mortale esiste solamente un altro signore che negli anni 70 l'ha fatto a 16 anni. Quindi circensi si nasce. C'è una pazzia che c'hai nel sangue. Io dico sempre: per essere circense devi sempre avere un minimo di vena di pazzia, nel senso buono, di essere spericolato, sì. Un briciolo lo devi avere, sì. Se no non puoi essere circense, dal clown al trapezista. Approfittiamo della tua cortesia, così ci fai vedere un attimino la tua casa, perché questa è la vostra casa, quella che magari noi abbiamo fissa dimora, invece questa è una casa viaggiante piuttosto particolare, però che ha tutti i comfort di una casa vera. Effettivamente sono delle case che noi abbiamo la fortuna di portarcele sempre appresso. Il nostro grande pregio nel nostro mestiere è che la famiglia, i nostri bambini, io praticamente sono distante da loro solo le 5 ore che vanno a scuola. Poi siamo sempre insieme, sempre ci portiamo appresso le nostre caravan. Noi anche ci può essere una casa vera e propria con le mura, ma quando si sposa una figlia di noi, dei nostri, compresa me, come mi sono sposata, noi usciamo sempre dalle nostre case. Le nostre case sono queste, con tutti i comfort, lavatrice, asciugatrice, quello che sia, insomma, dalle cose minime per aiutare una donna al bagno, alla nostra camera, ai nostri arredamenti, i gusti di ognuno di noi, ognuno se la fa alla propria maniera. Sono le nostre case, noi siamo così. Siete fortunati. Io mi ritengo fortunata. Tanta gente dice: ma come fate? Sempre in giro. Sai che noia, sempre in un posto, sempre nello stesso ufficio. Io tante volte dico: per me la mia vita è questa, spero che i miei figli continuino, saranno liberissimi di fare quello che vogliono, se vogliono studiare e fare il dottore che lo facessero. Siete felici? Beh, io sì.